di seguirmi su Instagram, che mi chiamo Miki-Bassoladro2206, di seguirmi su YouTube, attivare le campanelline, mettere mi piace a questo video, lasciare un commentino e intro. Ciao a tutti gli altri ragazzi, io sono Michelato2206 e oggi siamo ritornati in un nuovo episodio di Pokémon Verde Foglia per l'esattezza, il quarto. Devo farvi vedere un po' la squadra, che bella. Sì, ho fatto un po' salire di livello un po' tutti, a parte Gelsomino qua sotto e... Aspettate un attimo, E oggi faremo insieme evolvere un certo Arthur. Già. Sì, tanto one shot, non preoccupatevi. One shot, vedete. Con un doppio calcio butto giù uno Spiraug. Vabbè che sono tipo 8 livelli in più di lui, però questi sono dettagli. Che bello. Un'altra evoluzione se ho sbagliato mossa. E vabbè, capita. Però se non lo... Bravo. Bene. Sorri un attimo. Ok. Mi scliccato e che cazzo. Come promesso nello scorso episodio, oggi andremo a fare il Monte Luna. C'ho in mente un team. Bene. Il Monte Luna è un po' lungo. Un po' lungo. Un bel po' lungo. E è pieno di Pokémon. Tra cui Geodude, Zubat. Ecco, l'ho chiamato. Se per le prossime 19 battaglie non mi vedrete, è perché probabilmente taglierò come sto per fare. Ok. Mi conviene mettere un attimo Pikachu, perché se metto Bridrill o mi ci muore. E poi non c'ho voglia di tornare al centro Pokémon. Ok, qua c'è il primo strumento che dovrebbe essere... Vabbè, one shot. Niente, 7 livelli di differenza, super efficace, sta, muori. Muori, fottuto, cornuto, Zubat di merda, che non ti morisse la sorella. Qua ci dovrebbe essere semitraglia. Appunto. Qua c'è un altro strumento che è un anti... Che non serve assolutamente un cazzo. Ah, giusto, qua si trova la prima caramella rara. Sorry. Ok, sì, pensavo di poterla affrontare a suon di attacco rapido, ma ho provato un... Ok, mi sono dimenticato di questo. Dovevo metterne Torino. Vabbè, un piglia mosche. Sì, ok, muori però. Crepa. Taglio questa lotta, non ci voglio di farvela vedere. Il mio Pikachu vuole imparare doppio team. Lo impara 15 ed è una buona mossa, quindi Ruggito, levati dalle palle. Aumento l'illusione, non mi becca più nessuno. Morte a tutti. Vi ricordo sempre di lasciare un mi piace, che mi supportate. Ora voi vi starete chiedendo, ma perché hai messo Arthur? Non ha mosse di tipo... E questa cos'è?
Non è una mossa di tipo volante, vero? Non è super efficace, è vero che tanto sopravvive comunque perché. Ah no, buono e brutto colpo, minchia, Arthur. Minchia, sei una bestia, eh. Altro che il demonio. Oltre al fatto che è un fottio di attacco fisico. Oltre a quello. Ah, già, questo tizio ci dice. Ci sono tanti, ma tanti, ma tanti allenatori. Qua faccio un bel po' di allenamento. E Zubat ogni 2x3. Però c'ho il mio Pikachu OP. Che tanto lo levo dalla squadra perché. Ah, so. Là. Mok! Battiamo questa allenatrice. Ma zio, non me ne frega un cazzo! Taglio la nota, la metto soltanto io. Tipo in questo che è un fottuto Clefairy, no? Io ho una domanda per quelle come te. Che cazzo di problemi hai, zia? Ecco, per esempio, ci siamo fatti io un doppio team e lei un ruggito. Questo è già il secondo che faccio. Ops. Io continuo mamma, che bello. Ok, basta usare il doppio team, sono divento overpower, è ora di shottare. A meno che non è a metronomo e non riesce il terremoto, vero? Dopo 6 turni si sveglia Pikachu, non ho subito nemmeno un danno. Grazie ai doppio team. Andiamo di nuovo. Bene, la lotta è finita, è stata più lunga di quel che pensavo. Dovevo andarci direttamente di turno. Stavo dicendo che col geodude mi interrompesse. Dovevo andare direttamente di turno shock senza mai fermarmi. Adesso è sceso senza volerlo. La parte sotto la facciamo più tardi. Qua c'è un altro allenatore. E quell'allenatore lo schivo abilmente. Per una pozione di merda. Sorry un secondo, eh. Ok, stavo. Ah, già, è vero. Dobbiamo battere questo tizio bellissimo. Cazzo vuoi? Ho intenzione di farli tutti gli allenatori del Monteluna e. Palle quadrate. Perché non ho un Pokémon di tipo terra? Perché non lo voglio forse? Oppure sì, però c'è gente molto più forte di Golem. Non posso sfruttarmi, quindi taglio. Beh, sì, ho messo Beedrill, però prima ho messo Charmeleon. E vai di furia. Lo devi beccare 5 volte. Ecco, sì, fagli un brutto colpo. No, non ci pensi nemmeno. Non ci stai nemmeno pensando di fargli un brutto colpo. Almeno avvelenalo. Minchia, ti pigli un po' di punti esperienza, avvelenalo. Ok? Cos'è accaduto? What? Ok? Grande Beedrill, c'è pur l'avvelenamento. Su, dimmi che lo sciotti.
Applausi per Beatrice. Solo applausi. C'è veramente applausi per Beedrill. Solo applausi per questo essere. Che sale forse a livello 12, no, non posso. Ecco, avevo ragione. Come che ti chiam? Qua dovrebbe esserci una caramella rara, in teoria. Ah, appunto, mi ricordavo. Mi ricordavo che su Monte Luna c'era... No, gli zoo. Mi ricordavo che nel Monte Luna ci sono anche molti aggeggi. Oh, oltre al geo tutti merdosi che rompono le balle. C'è anche altra roba. Ci sono anche gli strumenti nascosti come due pietre lunari. Ora una che era una buona, ricordo. Resta il fatto che mi resta questo coso. Grazie amico, è ora di tagliare le lotte. Ok, probabilmente sarà breve, quindi ve lo dico corta. Crepa. E non crepa. Crepa. Ed è crepato. Yeeey. No, non si cambia Pokémon. Anche se potrei mettere Charmeleon, one shotare tutti e poi c'è Amen. Però non lo faccio perché io sono bravo. Pikachu, attacco rapido, non è stabile, non è un cazzo. Appunto non gli ho levato niente. Che tristezza. Sai, mi butta un... C'è tua sorella squagliato, sai. Fare un brutto colpo? No, taglio. Siccome il prossimo Pokémon è un cazzo di Metapod... Vai tizio. Devo effettivamente mettere Arthur. Però sapete com'è, non si è mai troppo sicuri. Bella. Si chiede pure se ha perso. Ma mo glielo tiro un paio di schiaffi, Ho visto la minor parte della lotta. No, forse la maggior parte, non lo so. E ovviamente ci sono gli Zuba. Vedete dove sono indirizzato? Ho trovato appena adesso una fune di fuga. Questo non è un allenatore, ma... Ecco. Sì, avevo ragione. Parlate con tutti, vi servirà, fidatevi. Ora facciamo la zona sotterranea. No, no. Ah, scherzo. Basta Pokémon. Iniziamo coi Paras. Uccidiamolo, tanto mi serve esperienza. Devo portarlo fino a livello 26 che mi impara fulmine. Sì, perché Pikachu a livello 26 nei remake di blu, rosso e verde, cioè di blu e rosso, perché verde foglia è remake di blu e rosso fuoco è appunto remake di rosso. Taglio buon. Finalmente un buon Pikachu. Lo stesso però a livello 16, quindi yes, YOLO. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete mai giocato alla prima gen. Fatemelo sapere, vi prego, una cosa di vitale importanza. Fatemelo sapere se avete mai giocato alla prima gen. Ciao. Eccolo il tizio del Team Rocket, non dovrebbe vedermi, ecco appunto. Perché io voglio prendere solo quello strumento, che dovrebbe essere una pezzo stella. Me lo pagano bene. È ora di affrontare l'allenatore. Bene, fai dall'allenatore.
Dovrei batterlo. Forse siete solo degli sfigati su quattro ruote. Sì, cominciamo bene. Pokémon tipo terra contro Pokémon tipo elettro. Bene. E io adesso frego il sistema con un Pokémon di tipo veleno. Boom. Figlio di puttana nato dal culo che non sei altro. Tua madre succhiava cazzi e barboni, sei un triscio di merda. È ora di picchiare con i doppi calci. No, eh. Ho pensato di fare un... Perché non è mossa di tipo veleno? Perché non ho messo direttamente vitri? Grazie Arthur che serve a qualcosa. Ogni tanto meglio la tua abilità per... Non serve a niente, no, non è vero. Buon, ti sta bene. Senti, su merdoso. Adesso si taglia. Sì, giochiamocela contro un rattata con un Beedrill. Una mega ape contro un topo. Se mi fai un super zan. Colpo coda. Mi vuole one shottare tutto in una volta. Ho capito, furia. Pezzo di stronzo. E gli ha fatto tre colpi con furia. Fagli 5 colpi. 5. 5. Fanculo, figlio di puttana, tranquillo che non sei altro. Dimmi che sopravvivi. No, no. Devo pure revitalizzarti. Che palle. Ecco qual è il loro prossimo Pokémon. Sta merda. Siccome so che uscirà un altro video di 30 minuti, lo so io che uscirà un video di 30 minuti, lo so, perché lo so, appunto. Taglio una parte, una grande parte. Allora, ho fatto di tutto, ho comprato un repellente. Sta girando attorno per forza, scema. Adesso sfidiamo questa allenatrice e poi andiamo avanti. Ho comprato dei repellenti perché non se ne poteva più. E mi mandano Oddish. Taglio. Ecco qua. Adesso prendiamo questo tunnel. Che di qua si prende un'altra roba. Non si va avanti, me lo ricordo troppo bene. Se non mi sbaglio qua ci... Sortiamo. Stavo dicendo prima che il Team Rocket mi interrompesse bruscamente che qua dovrebbe esserci anche uno strumento nascosto. Se non mi sbaglio, eh. Ecco, appunto c'era l'etere nella roccia, me lo ricordavo allora. Nel mentre si è consumato il primo repellente e già questo è il secondo che uso. E tagliamo. Sì, devo cambiare Pokémon. Ecco, sì, ho messo Arthur per primo perché il prossimo allenatore è un esploratore e i Pokémon sono tipo roccio. Esatto, se non mi sbaglio è un Onix. Quindi, sì, vediamo, dovrebbe buttare due Geodude e un Onix, in teoria.
dovrei cambiare Pokémon. Cioè, perché dovrei cambiare Pokémon veramente? Perché dovrei cambiare Pokémon se li batto tutti con questo? Avevo detto io che c'erano due Deuonix. Ormai l'avete visto. Aspettate, vediamo Onix. Bene, ora tagliamo. Sì, in fondo è stato easy da battere, vero? Cioè. Ok, la prima pietra lunare. Che non la userò assolutamente adesso, perché se voglio posso già usare, guardate. Aspettate un attimo. Schiaccio su USA. Vedete, posso già usarla su Arthur, che si evolverebbe nella sua ultima fase, però non lo uso ancora, lo faccio salire ancora un po' di livello mentre mi tengo lenti e possiamo continuare. Ok, ecco, lo sapevo. Taglio. Ecco. Con tutti i tagli che ho fatto dovete ringraziarmi. Qua c'è il revitalizzante. Il revitalizzantino che mi servirà. Contro alla Lega. Se non mi sbaglio, no, non c'era, perfetto. Via, taglio. Come avete potuto vedere. Come non avete visto, ho stracciato tutti. Devo ringraziare solo il mio Beedrill. Bene. Ok. Qua c'è una recluta. Però mi ricordo che di là c'era uno strumento. Quindi taglio. Bene. Ho battuto in super. Non... No. Sono sicuro che c'era uno strumento nascosto, vero? Fa niente, ho fatto una figura di merda. Forse era qua. Sapevo, visto, me lo ricordavo. Un altro repellente. No, niente. Allora, siccome ora devo fare una roba Pokémon. Ok. Ok, taglio. Ok, la lotta è terminata. Credo, spero. Non è terminata per nulla al mondo e devo curarmi pure Pikachu. Quindi taglio. Io mi piglio. Sì, il domo fossile. L'ex fossile lo lascio allo scienziato qui dietro. Ecco, questo tizio ci ha già dei suggerimenti per che lo strumento nascosto l'ho già preso e fatemi fare una cosa, taglio. Ok. Ho disintossicato Pikachu perché mi sa. Ah, eccolo l'ultimo strumento che è una. Lo prendi per il culo. No, gioco, questa è una presa per il culo, bella e buona, vero? Cioè, ho usato un antidote e quello che ho usato l'ho ripreso. Va bene. Cos'è? C'è un mini fungo. Ok, questi due tizi. Non me ne frega più un cazzo. Questi due tizi. Uno insegna mega calcio, questo qua,
e l'altro insegna me questo qua. Se Beedrill mi può imparare una delle due mosse. Sì. Sì. E che cazzo? Se Beedrill mi può imparare una di queste due mosse, speriamo mega pugno, perché ovviamente. E vabbè, li piglierò alla fine. Comunque sia, la vita è bella. La vita è bella. Oh mio Dio, quindi dopo dovrò. Oh mio Dio. Gesù. Se non mi sbaglio, no, non c'è niente. Me ne ricordavo male lì, però c'è uno strumentino. Ricordavo che c'era, Una metti di merda. Quella allenatrice non la possiamo ancora sfidare. Dobbiamo sbloccare Surf prima. Perché sbloccando Surf vado di qua. E fa niente, quella la vedrete poi. Bene, salgo un attimo che faccio. Bene, siamo in un centro Pokémon. E spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un commentino, mi piace. E aspettate che faccio anche un'altra roba, vero? Ripeto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commentino, mi piace, e iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivate la campanellina delle notifiche e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!